persone che entrano nell'ospedale psichiatrico giudiziario sono generalmente i soggetti che hanno commesso un reato e che sono stati ritenuti incapaci di intendere e di volere per patologia psichiatrica nel momento in cui hanno commesso questo reato. Da qualche anno stiamo indirizzando la nostra ricerca con una condizione, come dire, comportamentale che è quella dell'uscita da questa condizione di ambiguità. Tra carcere e ospedale, noi che siamo psichiatri riteniamo essere più opportuno privilegiare l'aspetto sanitario e questo ha prodotto nel corso degli anni un abbassamento del livello di chiusura della struttura, dove tutti i ricoverati sono in pratica liberi all'interno della struttura e possono relazionarsi fra di loro, e questo ha abbassato anche notevolmente il livello di tensione. Certi episodi del passato, suicidi frequentissimi, atti di aggressività, di etero e di autoaggressività, si sono ridotti in maniera notevole. Tanto che stiamo eliminando anche per esempio delle condizioni che di terapeutico hanno poco, come per esempio questi letti di contenzione che all'esterno vengono utilizzati ancora. Il vero problema di queste strutture è che nel momento in cui gli viene applicata una misura di sicurezza può terminare solamente nel momento in cui viene essere annullata l'idea della pericolosità sociale. Ma la pericolosità sociale è in rapporto non solo a una condizione di miglioria delle condizioni psichiche del soggetto, ma anche della possibilità che può esserci all'esterno di riprendere questi soggetti. Se i servizi di salute mentale sul territorio hanno difficoltà a seguire questi pazienti, se una famiglia ha difficoltà a riaccettare nel proprio nucleo un malato di mente che ha commesso un reato all'interno della famiglia, se addirittura una struttura sociale ha difficoltà a riaccettare un soggetto che ha commesso un reato, ecco, questa è una delle condizioni per cui la pericolosità sociale può ritenersi non cessata, e questo può significare che il soggetto può rimanere all'interno di questa struttura proroga dopo proroga anche per tutta la vita.